Eraldo, facciamo un po' il punto della situazione di tutti gli atleti che sono rimasti, di quelli che sono andati e insomma il programma perché è molto intenso. Sì, beh, adesso noi con questa serata qui abbiamo liberato praticamente tutti gli atleti perché è doveroso, questi ragazzi hanno bisogno anche di un periodo di riposo, riprenderemo gli allenamenti con quelli che ci saranno, un po' di italiani, tre ungheresi, i due croati più quattro italiani, siamo comunque in nove, riusciremo anche a fare delle partite di allenamento. E poi ci prepareremo per la finale della Coppa Italia che si svolgerà a Napoli, il secondo trofeo in palio e speriamo che vada bene anche lì. Ecco, qui l'affronteremo con tutti italiani o ci sarà la possibilità di avere qualche straniero? No, io penso che dovremmo affrontare la finale di Coppa Italia con la squadra al completo perché saranno finite le qualificazioni per le Olimpiadi dove ci sono anche i nostri due montenegrini che giocano nel campionato italiano. Perciò dovremmo essere al completo, l'unica cosa speriamo che tornino tutti sani dopo un torneo come fanno per le qualificazioni, i nostri, questo torneo negli Stati Uniti, che sarà un torneo pesante, speriamo che tornino sani per poter essere pronti per questa finale. Jadranska Liga, qualcuno vi si è avvicinato con un po' di suscettibilità, insomma qualcuno non ci credeva tanto, invece si è dimostrata alla fine una bella manifestazione e soprattutto, come dire, una prova per quello che potrebbe essere la Euroleague, al punto che le finaliste in teoria potrebbero essere le stesse. Sì, no, è stato un torneo molto utile, soprattutto a noi che abbiamo tanti atleti che disputavano soltanto l'Euroleague e avrebbero giocato pochissime partite e con grande difficoltà poi per la preparazione a una finale molto pesante, come si è dimostrato anche lo scorso anno. Quest'anno qui abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di esserci iscritti a questa Lega Adriatica, abbiamo sostenuto delle partite. Per gli stranieri che giocano solo nella Lega e anche per tanti ragazzi che giocano nel campionato che hanno fatto una buona esperienza oltre il campionato italiano. Questa Lega Adriatica è di giurisdizione extralen eppure è stata organizzata molto bene, tutti si sono trovati bene. Si parla insistentemente in questo periodo di una Superlega, dell'organizzazione di una manifestazione che escluderebbe la LEN. Che ne sapete voi, che ne sai tu, se sai Io qualcosa? non ne so perché non so che ci sono state delle riunioni, ma non è detto che si debba escludere la LEN, sarà eventualmente un incentivo perché la LEN faccia meglio e magari abbia la collaborazione di queste grandi società qui europee che si possa migliorare l'Eurolega. Poi vedremo gli sviluppi che avrà questa nuova Lega europea. Ma io credo che si possa fare insieme con la LEN una grande Lega europea per il bene della pallanuoto. Ecco, in che cosa, poi ti lascio, in che cosa si può migliorare questa Eurolega? Quali sono i punti di miglioramento? Vabbè, punti di miglioramento ce ne sono tanti. Intanto magari ridurre le squadre che partecipano all'Eurolega, avere delle partite più intense, perché non è detto che tante partite sia più bello. La cosa importante è fare tante partite, cioè di alto livello, con tanti giocatori bravi e questa qui è la cosa importante, magari fare un po' meno partite, ma di livello superiore.